81esima edizione della Racchia Gioiosana, che dà inizio ufficialmente al Carnevale Gioiosano. Siccome dietro vi spingono, ci sono delle maschere, e le maschere le racchie, tu devi sapere che le maschere le racchie, secondo loro fanno quello che vogliono, però a parte le battute di scherzo, oggi è la racchia, oggi è l'inizio del mese del Carnevale a Gioiosa Marea. E credo, da ricerche fatte, credo e sono sicuro, in Sicilia non c'è una manifestazione del genere, come non c'è nel comprensorio, giustamente come non c'è forse in tante parti. Oggi inauguriamo il carnevale con la racchia, e la racchia è la famosa maschera gioiosana, dove tutti, parliamo dei primi del secolo scorso, i primi decenni del secolo scorso, quando la gente in quei momenti trovava in questa giornata un momento di allegria un po' particolare, con dei vestiti improvvisati, senza costume. Oggi siamo forse, abbiamo una racchia un tantino più elegante, ma là dietro ci sono le famose racchie. Qua dietro di me ce n'è una, si chiama Concetta, è una mia cugina di primo grado, Concetta. Poi c'è Turi Miraiotta, poi c'è la sorella, moglie di Turi Miraiotta, che è Carmelina, poi ce n'è una signora qua che è mia moglie. No, mi hanno minacciato, perché io dice, se noi ti vuoi fare il contorno tu ci devi nominare. Io li sto. Torniamo alla cosa seria. Oggi è la racchia. A Gioiosa per la racchia si fermano tutti. Certo, chi non vive la racchia non la vive, ma è chiaro che chi mangia di carnevale, come me, io lascio tutto e faccio un racchio a carnevale. Ed è chiaro, parlando di carnevale, il mese del carnevale, come al solito abbiamo le murghe, le famose sfilate, il carnevale. Certo, il carnevale ormai oggi è quello che è, non siamo a Viareggio, però siamo rimasti in pochi. Quelli che siamo rimasti cerchiamo di portare avanti questa bella tradizione, tutto qua. Ma mi vuoi descrivere le emozioni che provate quando uscite con la racchia? E allora, è un'emozione che io non so descrivere. È molto più forte di me, giustamente. Io non lo so, io ho sfilato per la racchia con il menisco a ginocchio, perciò non mi parlate di me. No, è un senso di gioia, dare gioia al mondo, dare gioia ai nostri figli. Per noi è naturale. È naturale, guarda, non è una cosa spontanea. Cioè, non è... devi uscire, devi fare queste cose. Bravo, bravo. È proprio nel DNA, proprio. Esatto, per loro è naturale, io un pochino mi sforzo perché. Allora, che devo dire? Ci credo poco, ci credo poco. Comunque è una cosa che è chiaro che deve. Ma siete consapevoli dell'allegria che state portando per le strade di Gioiosa o no? Quello che vogliamo fare, perché siamo allegri. Certo, è chiaro, noi vorremmo trasmettere la nostra allegria per tutto il mese, però che possiamo fare? Questi siamo, questi. E lo fate egregiamente. Lo fate egregiamente. Non per essere presunto, lo facciamo bene e molto egregiamente. E siamo. Piace perché... E ci divertiamo. Tutto qua, sempre. Vorremmo che fossero coinvolti più gioiosani, molti più gioiosani. Perché è ovvio che noi, sì, c'è, per carità, l'allegria ce l'abbiamo, lo spirito c'è, abbiamo il carnevale nel DNA, però mi pare a me che queste gioventù di oggi nel DNA non ne hanno assolutamente. Poi magari per il carnevale già è un po' più diverso, non lo so, è diverso, non ho idea. Però i fatti sono questi. Perché se non ci fossimo io, Duruzzo, Carmelina, e qualche altro, mio marito, ce n'è tanto. Qualche altro dietro, Giosuè. Se mi consentite, li vorrei nominare. No, perché se non li nomino poi c'è la guerra d'ome. Allora, c'è Giosuè, c'è Enrico, c'è la carrozzella, ce ne altri 50 ragazzi. Però è chiaro che i giovani, pochi giovani ci seguono. Però noi racchia, ragazzi. Sembra che i vestiti l'avete cucita addosso proprio, guarda. Non cucita, appiccicata ce l'abbiamo. giriamo la pelle e ci danno i costumi. Ora noi ce ne dobbiamo dare perché vogliamo continuare il nostro puro e bel divertimento. Ci vogliamo divertire. Poi domani cominciamo a lavorare, giovedì grasso chiudiamo gli studi, non lavoriamo più. Alla fagiolata e alle pennette. Stasera ci sono fagiolate e pennette. Ecco una cosa importante. Finalmente la notte della racchia. Oggi, la prima notte della racchia organizzata, finalmente proloco gioiosano. Perché a Gioiosa abbiamo due prologo, a San Giorgio e a Gioiosa Maria. Oggi, grazie a Dio, finalmente. Tutto così. Allora auguriamo buon divertimento a tutti i gioiosani. No, sono in TV, non mi posso toccare, però alzo le mani. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie a voi.